Italia Scout della Sardegna. Vi do una targa di riconoscimento dove c'è scritto un ringraziamento speciale per aver contribuito a rendere l'edizione di quest'anno un grande evento. Grazie, se siete stati furbi, siete arrivati stasera, così fate la premiazione davanti a tutti. Abbiamo avviato questo grande evento, che è il principessa d'Europa, collegato a un concorso mondiale che è Miss Europe World. Se vuoi puoi fare il giro del tuo capo, quindi passa, dai, un cacchio, voglio dare un cacchio. Arrivo anche da voi, eh. Grande Bengala! Lei lo sa che io faccio le sorprese. Ero anche un po' distratta, diciamo, in quel momento. Si è capito bene. Grazie Nadia, ci vediamo dopo che prevede la carta, grazie. Un paio di foto. Grazie direttore, grazie ragazzi, grazie, siete stati grandissimi, complimenti. Prego. Buonasera nostri telespettatori, buonasera dall'altro mondo studios di Rimini, che ospita quest'anno la finale internazionale, il concorso internazionale di bellezza e talento numero uno in Italia. Saluto anche il pubblico presente qui all'Altro Mondo Studios, lo faccio in maniera personale. Signori e signori, benvenuti a Miss Principessa d'Europa. Principessa d'Europa che offre due opportunità alle ragazze, la prima quella di misurarsi non solo con la bellezza ma anche l'opportunità di misurarsi con il talento, ognuna di loro infatti ha potuto esprimere quanto di buono sa fare nel campo del canto, della danza, della recitazione e comunque a sua scelta in qualsiasi virtuosismo che lei possieda. La seconda opportunità, quella grande, quella di poter partecipare alla finale mondiale di Miss Europe World, quindi stasera eleggeremo anche la ragazza che rappresenterà l'Italia insieme ad altri 36 paesi alla finale mondiale che si tiene ogni anno in Libano, quindi ci sarà una grande fetta di bellezza mondiale. Miss Principessa d'Europa è uno dei 5 concorsi accreditati al CIP, il coordinamento italiano professionisti della moda e dello spettacolo. Quest'anno Miss Principessa d'Europa ha battuto ogni record, oltre 3.000 ragazze iscritte, oltre 100 tra tappe, casting ufficiali. Da tutto ciò ne sono scaturite 37 ragazze che questa sera si contenderanno la fascia e la corona della più bella del 2016. Ma chi ha ideato tutto questo? Lo ha ideato Davis Paganelli, già editore di Slide, il Free Press Network Magazine distribuito in Italia, in Svizzera e in Bulgaria. Free Press che vede come direttore una bellissima, una eccezionale attrice, una grande conduttrice televisiva. È qui con noi e l'applauso lo merita, grande, 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 direttore Slide, Nadia Bengala. Buonasera, ciao. Allora, benvenuta all'Altro Mondo. Buonasera a tutti, grazie.
Flavia, che questa sera è anche la presidente di Giulia, la Giulia che poi vi andremo a presentare tra un po' in maniera più dettagliata. Allora, soltanto una domandina rapida, perché poi Lynch può parlare, vuoi dire qualcosa? Una domanda sola. Una domanda sola, una domanda sola. Le ragazze sono dietro tre fidanti e bisogna cominciare. Loro scappano, sono emozionati, vogliono fare il loro ingresso, perché il miglior modo per rompere l'emozione è irrompere sul palco. Allora Nadia, lo scorso anno sei stata presente insieme a Davis Paganelli sulla Rai con il Davide di Donatello, quest'anno una settimana al Festival di Sanremo, a casa Sanremo come ospite speciale, sempre insieme al patron Davis Paganelli. Due parole su queste recenti esperienze. Lavoro. Nadia, mi congedo con te, torna pure dalla giuria, sei presidente, in bocca al lupo per il tuo lavoro, ci vediamo dopo. Grazie Nadia, Bengala. E da una bellissima donna passiamo ad un'altra altrettanto bella, colei che lo scorso anno nell'evento speciale di Milano di Miss Principessa Europa Start ha rappresentato l'Italia proprio nella finale mondiale che dicevo poc'anzi in Libano insieme ad altre 35 concorrenti. Il suo piazzamento è stato veramente eccellente, third runner up come dicono loro gli americani, cioè è arrivata terza dopo la prima, quindi per noi italiani quarta, ma un piazzamento di ottimo livello. E allora è quella, è colei che questa sera poi cederà la corona a Miss Principessa d'Europa, accogliamola con un gran bel applauso, anche lei lo voglio forte forte forte, per Veronica Avanzolini. La bellissima, splendida Veronica, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Veronica, lo scorso anno credo un paio di settimane in Libano, dura abbastanza la preparazione per questo evento mondiale, cosa ti è rimasto, quali sono state le sensazioni quando hai sentito pronunciare il tuo nome? Parliamo di un quarto posto mondiale insomma. Allora, lo scorso febbraio sono partita per il Libano e ho conosciuto delle tantissime ragazze provenienti da ogni parte del mondo con cui ho fatto subito amicizia. In queste tre settimane abbiamo svolto tantissime attività, tra cui siamo stati in montagna, siamo andati a cavallo, durante il giorno facevamo tanti servizi fotografici, inoltre anche la sera non mancava il divertimento, infatti ci portavano in locali tipici libanesi dove abbiamo potuto conoscere la tradizione e cultura libanese. E il giorno della finale è stato in un bellissimo hotel sulle montagne del Libano. I giorni che hanno preceduto questa finale sono stati molto intensi, abbiamo lavorato duro, abbiamo fatto tante prove, però poi appunto i risultati si sono visti. Sono stata felicissima quando mi hanno eletto come third runner up, ovvero quarta posizione, in quanto eravamo ben 36 ragazze, tutte bellissime. E niente, è stata un'esperienza che mi rimarrà sempre nel cuore. Tra alcune di queste ragazze
e le sento tuttora, siamo ancora in contatto, quindi abbiamo continuato questa amicizia che si è creata e auguro tutta questa bellissima esperienza alla vincitrice di stasera. Grazie. Grazie Veronica, hai fatto un bel augurio, quindi chissà, la ragazza questa sera indosserà questa fascia, sicuramente ripeterà la tua bella esperienza. Voglio soltanto ricordare a beneficio dei nostri telespettatori che tre sono a norma di regolamento i canoni che deve avere la partecipante Miss Europe World, e cioè un'altezza non inferiore ai 173 cm, essere maggiorenne e per ultimo parlare in maniera quasi perfetta, direi, la lingua inglese. Veronica Avanzolini! I'm gonna go.
2010 con Rudy Zerbi, con Gerry Scotti e con Maria De Filippi è stata proclamata vincitrice, è diventata famosa in tutto il mondo e sempre in giro a far ascoltare la sua voce con questa ugola veramente d'oro. E allora, signore e signori, Carmen Mazzola! Con un accompagnatore speciale, Dennis Paganelli, grazie. Vieni Carmen, ciao, buonasera. Ciao. Allora Carmen, insomma, sei un personaggio anche estremamente simpatico, perché ci siamo conosciuti, sei una persona veramente affabile. Senti, nonostante il tuo successo, so, mi dicevi che continui a studiare e a studiare tanto, quindi non sei ancora arrivata, e soprattutto quanto tempo dedichi al tuo studio? Allora, un paio d'ore al giorno quando non ho concerti o eventi, se no anche di più. Comunque non si finisce mai di studiare, perché la voce cambia sempre, quindi si studia sempre, nella vita in tutto si studia sempre, perché si migliora. Hai ragione. Senti, sei uno dei soprani più importanti d'Italia, ci sono anche delle ragazze che hanno espresso il loro talento nel campo del canto. Se dovessi dare un tuo personalissimo consiglio a queste ragazze che comunque ci stanno ascoltando dal backstage, cosa ti senti di dire? Uno, non arrendetevi, perché all'inizio è dura, non è facile, vi dicono oh sì, bello, bello, però non arrendetevi, costanza, tenacia, poi se amate quello che fate, prima o poi vi devono ascoltare. Prima o poi il successo deve arrivare. E allora, so che ci farei ascoltare un brano di successo, cosa? L'Ave Maria di Schubert. Signori, Carmen Mazzola!
Grazie Carmen, veramente da brividi, sei splendida. Grazie Carmen Mazzola. Tra poco rivedremo le nostre protagoniste, ma è giusto e doveroso presentare la giuria di questa sera. E allora è presidente di giuria, ideatrice e testimonial con il padrone Davis Paganelli del concorso Miss Principessa Europa, Nadia Bengala. Accanto a lei nella poltrona d'onore la Principessa d'Europa 2015 Veronica Avanzolini. È il padrone di casa, è il general manager dell'Altro Mondo Studios Enrico Galli. Modello e attore ma anche Mr. Slide Maki Sedek. Ancora a comporre la giuria, stylist fashion blogger Alina Drozdowski. In questi giorni siamo stati ospiti dell'hotel Eliseo, non poteva mancare la famiglia Fortunato, Giorgio Fortunato e Giulia Pristerà. L'agenzia B-Spired che ha curato tutta la parte professionale delle sfilate delle nostre ragazze Isabella Guizzardi e Barbara Tarozzi. È principalmente lo scrittore ma anche giornalista del Financial Times, di Spot, Vero, BMM e autore di innumerevoli pubblicazioni di successo con Mondadori, Paolo Gambi. E la novità di quest'anno è che, essendo un concorso di talento, sono stati chiamati in causa anche i talent scout che hanno votato appunto per la fascia del talento come di loro competenza. Talent scout che sono l'anima veramente di questo concorso, sono loro che durante l'anno selezionano tutte le ragazze e alla fine, come questa sera, ne sono uscite 37, le più belle, le più preparate. E allora andiamo a salutare, per quanto riguarda la Puglia, la Basilicata e la Calabria, Enzo Zambetta. Lui, oltre ad occuparsi di Piemonte e Liguria, è anche il direttore nazionale di Slide, Giancarlo Cecconello. Della Lombardia e la Val d'Aosta, Anna Maria Gervasi. Talent Scout Marche, Luigi Petrone. Campania, David Viglias, fotografo ufficiale di Miss Principessa d'Europa. Toscana, Massimo Pacini. E ora le isole per la Sicilia, Giuseppe Messina. E per la Sardegna, la coppiata vincente, Marcella Piano e Massimo Cantone. Siamo in Romagna, siamo in Emilia Romagna ed è Carmelo Tornatore, il talent scout di questa regione ospitante. Veneto e Friuli Venezia Giulia, invece il talent scout è Giulio Romi. L'ho lasciata per ultimo, l'Umbria e il Lazio, l'ultimo in genere becca gli applausi maggiori, lui è Gianluca Nasi. Grazie. In qualche modo vi dovevo presentare. E allora, dicevo, è il momento di conoscere meglio le nostre protagoniste.
scenico di Miss Principessa d'Europa. In questo momento non lo nego, mi sento più fortunato della famiglia Fortunato dell'hotel Eliseo, perché insomma sono in mezzo a questa esplosione di bellezza. Veramente complimenti a tutte ragazze. Tra poco poi ci sarà l'abito, quello che metterà in evidenza il vostro fascino, perché l'ultima sfilata poi sarà l'abito da sera. Però mentre io vado a leggere gli sponsor, i ringraziamenti degli sponsor, ci congediamo con le nostre ragazze. E allora il primo ringraziamento va nell'Alfa Mondo Studios, perché ci ospita. E poi ancora slide il Free Press Network Magazine, numero uno in Italia, Svizzera e Bulgaria, la famiglia Fortunato che ospita le Miss e lo staff all'hotel Eliseo di Riccione. Grazie a lei ammireremo la corona di questa sera del valore di 3.000 euro. Sara Lubrano, Arti Orafe, Movida 87, leader italiano t-shirt. E ancora la scuola di cinema che formerà le Miss scelte per le prossime produzioni cinematografiche. Scuola di cinema Immagina. Equipe Luigi Hairstyle di San Marino, che ha provveduto al trucco e al parrucco, ma poi li conosceremo tra un po' anche loro. Be Inspired, la formazione e l'immagine personale per le ragazze di Miss Principessa d'Europa. Iper Network, il programma Fedeltà che premia i tuoi acquisti in tutta Italia. Mentre per i premi abbiamo scelto Samsung, Team, Rayman, Adidas e Costa Crociere. Dicevamo, grazie, facciamo un bel applauso a questi sponsor, perché senza la loro fattiva collaborazione tanti eventi come questo non si potrebbero organizzare.